Capitano, un giocatore simbolo dell'Antillo insieme a tanti altri, ma proprio tu sei il capitano e rappresenti tutti quanti. Cioè, quest'anno è stato, come dicevamo col tuo compagno, un campionato straordinario per voi. Cosa rappresenta per te questo campionato, anche se venivate con il pronostico a favore? Beh, innanzitutto una vittoria per il paese, perché tutti i cittadini ci hanno sostenuto, soprattutto la nostra squadra. Anche l'altra squadra, l'Antillo Aldagro, ha fatto un buon campionato, infatti ha meritato anche lei la vittoria e la promozione in seconda categoria, però abbiamo fatto anche molti sacrifici quest'anno e sono stati ripagati meritatamente. Infatti abbiamo vinto sia il campionato sul campo, la coppa e tutto, risultati tutti positivi, e è stata una stagione fantastica. Antillo, possiamo dire tra virgolette che è la capitale della terza categoria. Che aria si respira in paese? C'è freddo in paese, d'inverno c'è freddo, no, però si respira adesso aria di festeggiamenti sia da una parte che dall'altra. Una bella, quindi ci sarà anche una bella estate da trascorrere, quindi il prossimo anno di nuovo tutti in seconda categoria, ci sarà di nuovo un altro derby, speriamo. Sicuramente puntate a salire in prima. Sì, sì, il nostro obiettivo è quello, già il nostro obiettivo era salire in seconda, senza una sconfitta. L'abbiamo ottenuto, il mister Di Bella ci ha messo di tutto, anche il presidente, noi, tutti. C'è qualcuno che vuoi ringraziare particolarmente? Tutta la squadra, perché abbiamo fatto molti sacrifici, con freddo, vento, sempre al campo, sempre numerosi, e i tifosi soprattutto, che ci hanno sempre sostenuto dappertutto, in tutti i campi, dappertutto. Sono stati grandi veramente. Grazie e in bocca al lupo. Previ, grazie a voi.